Bene, forza. Oggi parleremo di una cosa importante. Vabbè, anche le altre. Anche le altre lo erano. E oggi ho fatto un po' questa premessa anche al primo corso. Tanti di voi seguono anche il primo corso. Due parole ve le devo dire lo stesso. E cioè che ho scelto comunque di portare avanti questa linea. E questa linea è cercare di aiutarvi a vedere meglio quello che sta accadendo, una specie di attualità, se volete, però vedete che non è un'attualità da giornalismo, oggi succede questo, succede l'altro, perché fortunatamente abbiamo ancora la possibilità, strano che non ce l'abbiano ancora tolta, ma ci stanno provando, la possibilità di vedere perlomeno quello che accade ancora da due punti di vista. Guardate che è un miracolo, perché sistematicamente ogni giorno c'è una parte ben precisa dell'opinione degli esseri umani che viene cancellata, discriminata, bannata, censurata. A meno di questo spero che ve ne rendiate conto. Adesso abbiamo ancora un piccolo margine di manovra, ci toglieranno anche questo. Vabbè, il problema è che quando non avremo più la possibilità di vedere le notizie da due punti di vista, che è la base della convivenza civile, la base della democrazia, la base del pensiero, della filosofia, della salute mentale, però sembrano che vogliono distruggere a tutti i costi, distruggere a tutti i costi tutto quello che non si conforma al pensiero unico. Se voi siete ancora qua, vi rendete conto di queste cose e anche se questo vi può generare un po' di ansia, ma vi ho insegnato al primo corso come uscire dall'ansia, come trasformare l'ansia, quindi spero che vi sia utile, ho deciso di continuare su questa linea, sempre in modo soft, comunque senza mai imporre le mie idee, perché vi dico solo quello che vedo, difficilmente do consigli alle persone. Penso di aver mai consigliato a nessuno, detto a nessuno di cosa fare, cosa mangiare, cosa bere, se fare attività sportiva, se mangiare una cosa o l'altra, se fare un viaggio piuttosto che un altro. Se non in certe occasioni, quando oso dire di fare qualcosa è perché sono sicuro che non ci sono controindicazioni. Allora sì, ma altrimenti è difficile essere in ognuno di voi e capire cosa sia necessario e cosa sia utile. Per cui non vi dirò mai cosa fare. Questo è importante nel discorso che vi farò oggi. Però, visto che siete iscritti comunque a questo corso, ho il diritto di parlare di quello che vedo. Anzi, penso che voi siate qua affinché io vi possa parlare e dirvi quello che mi pare, no? Non è così? Perché è ancora così semplice. Per adesso ancora, se non vi piace quello che dico, potete sempre spegnermi e andare a quel paese. Però, se siamo ancora qua tutti quanti, vuol dire che in un certo senso ci appassiona entrambi, vuol dire che voi state imparando delle cose. Ecco, quello che vi voglio dire comunque è che il fatto che veda delle cose non vi deve impedire di avere una vostra linea e di tenere in conto quello che dico e comunque tenere in conto anche quelle che sono le vostre opinioni. Ci mancherebbe che fosse così. E oggi ho nominato Vincenzo che amo molto perché oggi vediamo se riesco a prendere un po' in giro in senso affettuoso, perché Vincenzo ha pubblicato un pensiero tratto dal Vangelo che adesso vi leggerò e che è quello che vi ho comunque pubblicato e sul quale voglio comunque cercare di vedere, di cercare di capirne il significato, e siamo qua tutti quanti apposta affinché io vi posso dare una mano, se possibile, a vedere un po' come funzionano le cose. Tutta questa introduzione per dirvi che se diventerà obbligatorio, ricordate, non usate questa parola, non scrivetela, non usatela, perché ci sono degli algoritmi terrificanti, ci sono oramai nei computer, sembra di essere nel film Matrix, ci sono degli algoritmi alla velocità della luce, poi adesso che abbiamo finalmente abbiamo il 5G, aspettiamo il 6G, 7G. Non vedevano l'ora di avere qualcosa di più veloce. Noi per scaricare un film,
ci bastava anche 4G per parlare un po' così, però per coloro che vogliono avere, tra le altre cose, il controllo sugli esseri umani, è chiaro che hanno bisogno di una velocità mostruosa, ma non solo per entrare nelle nostre vite, ma anche per creare dei numeri all'esterno, poi li vedremo un po' alla volta. Spero di parlarne prima che questi numeri esteriori accadano, che queste farlocchierie esteriori accadano, speriamo che abbia il tempo di farlo. E quindi adesso è tutto molto più veloce, no? E lo fanno per il nostro bene, è sempre tutto per il nostro bene. E questo è magnifico, dobbiamo ringraziare questi esseri che ci vogliono così bene. E abbiamo visto quale sia il problema di fondo. Quando siete incerti se stabilire se quello che fanno lo fanno per il vostro bene oppure no, beh, guardate se queste persone o questi principi tengono conto della vita spirituale o no. E guardate se per caso nominano dei principi spirituali, guardateli bene. Il mio compito è proprio questo, lo sapete, è proprio di andare a vedere come l'ombra si mascheri da luce. Ed è fantastico perché non c'è nessuno come l'ombra che riesce a mistificare se stesso, perché è la parte oscura dell'umanità o delle entità che gestiscono questa umanità ha un unico principio da rispettare, la menzogna più assoluta, fantastico. Ma io vi vorrei dire anche qualche parola su cosa fa, ma perché questi oscuri ci vogliono rendere schiavi? Ve l'ho accennato tante volte, ma oggi voglio fare un discorso un po' diverso. Qualcuno di voi conosce già, ma non importa, non importa. Perché gli oscuri ci vogliono incazzati e dementi, chiusi in casa, frustrati, ansiosi. Cercate di capire bene come funziona la fisiologia occulta di un essere umano qualunque. Ve l'ho già accennato queste cose, ma state tranquilli, anche se ve lo ripeto, guardate che non lo faccio per perdere tempo, lo faccio perché ogni volta cerco di mandarvi un po' più in profondità nelle cose, quindi state tranquilli, non ditelo, ho già sentita questa cosa, l'ho già letta, non ditelo più. Cercate di concentrarvi sulla qualità, perché la qualità, almeno io, il mio lavoro, quello che vi propongo è questo, lavorare sulla qualità. Quindi lasciate stare se avete già sentito o non sentite le cose, riascoltatele, va bene, perché ogni volta scende più in profondità e se non scende in profondità non avete la forza poi per agire, non avete la forza per scacciare l'ansia, come abbiamo visto al primo corso, e trasformarla in tensione, in gioite, come dice Gesù, no? Rallegratevi, rallegratevi quando sarete perseguitati. Abbiamo lavorato su questo al primo corso, ma per rallegrarvi, ragazzi, non è un pensiero questo, non è un pensiero filosofico. Ah sì, che bello Gesù, quando mi perseguiteranno mi rallegrerò. Ma non scherziamo, non vi rallegrerete affatto. Lo capite questo? In quel momento dimenticherete completamente tutto. E il mio sforzo è quello di farvi entrare queste frasi, questi principi in profondità, perché se non sono in profondità, al primo alito di vento scompare tutto. Rendetevi conto di questo. Rendetevi conto che quello che sapete a livello intellettuale non vi fa né caldo né freddo. Rendetevi conto di questo. Rendetevi conto che tutti i principi che avete studiato devono diventare vita quotidiana. Vi dovete svegliare alla mattina con dei principi ben saldi dentro di voi, con una visione del mondo, con il desiderio profondo di cambiare il mondo. E in questo momento abbiamo questa opportunità. Oppure fare coloro che seguono il mondo va e voi arrivate. Quando arrivo, arrivo, aspettami e vai. C'è da salvare il mondo. Sì, vai avanti tu, io sto qua nella mia casettina, tranquillo, tu vai avanti, salva il mondo, poi quando l'hai salvato arrivo, non c'è problema. Perché no? Perché no? Però che vita di me, che vita di me, che vita di me, visto che ci hai dato questa possibilità. Magari avremmo voluto aspettare ancora qualche decennio, però è arrivata adesso questa cosa, arriva adesso. Che meraviglia! E se siamo incarnati, ve l'ho detto tante volte, e c'è qualche ragione importante per cui siamo qua, perché possiamo essere eroi oppure gli ultimi della classe, insomma, coloro che dicono, ah, il mondo sta cambiando, ah, che bello, sì, cosa bisogna fare? Cos'è che bisogna fare? Oh, sì, bisogna recitare un mantra. Ma sì, perché no?
Bisogna, adesso non entro in questo, bisogna fare tante cose, ma la cosa più importante è che questi principi diventino la vostra vita, il vostro respiro. Hai voglia di recitare dei mantra. Dovete proprio sprizzare da tutti i pori l'insegnamento di Gesù, perché è quello che ci serve adesso. È proprio fatto apposta. Meno male che ci è arrivato ancora quasi integro. Meno male, si sono sbagliati qualche cosa, però adesso faranno di tutto per stracciare tutto quanto, per rovinare tutto quanto. Però noi qualche registrazione ce l'abbiamo. Tra l'altro, vi volevo dire, salvate queste registrazioni. Io lo sto facendo. Vabbè, prima o poi cambieremo il nostro modo di vederci, sentirci, però se avete la possibilità di farlo, se avete un computer con della memoria, salvate queste lezioni che se un domani cancellano tutto, ci vuole un click, sapete, per cancellare il lavoro di anni, basta un click, click, azzerato tutto. E queste cose stanno avvenendo. Vabbè, comunque, non vi voglio dare cattive notizie. Ma allora, la fisiologia occulta degli esseri umani, vi ricordate che è vero quello che ho già detto, è questa la vita che scorre attraverso di noi. E vi insegnerò un po' alla volta a percepirla in tempo reale, a percepirla in tempo reale. La vita che scorre attraverso di noi contiene tutti gli elementi spirituali necessari a farmi stare in piedi, a muovermi, a parlare, ma contiene in sé la qualità. E cioè ad ogni momento, lo so che ve l'ho già detto, ma stateci dentro, la qualità esistenziale, immaginate che sia così, respirate in quel momento, ciò che tu chiedi ti è dato, ciò che tu chiedi dal punto di vista spirituale, e quando imparerete a vivere in tempo reale, tutto ciò che voi chiederete vi sarà dato, perché non chiederete più niente in rapporto alla personalità, ma chiederete semplicemente di essere testimoni della gloria, testimoni della luce, testimoni della pace. Quando chiederete questo, riceverete quel tipo di nutrimento. Lo ricevete lo stesso, ma diventerete consapevoli che in quel momento siete testimoni di qualche cosa. Va bene? Allora, guardate che bello, senza far niente, semplicemente respirando, poi neanche, non è neanche che ci pensate, semplicemente. La respirazione è qualcosa di naturale, che meraviglia, no? Cioè la vita divina scorre attraverso di noi senza che dobbiamo fare niente. Anche se non ne siamo consapevoli, scorre lo stesso, che meraviglia. Però adesso abbiamo questa opportunità grandiosa dal punto di vista evolutivo, cioè di essere consapevoli finalmente di qual è la realtà umana, non di qual è la realtà farlocca. E un po' alla volta di percepire la vita che scorre e che questa vita ha un profumo, ha un sapore, ha un colore che ci spinge verso un mondo più giusto, più bello, più buono, più vero. Ok? Questa cosa sentitela bene. Perché le forze oscure sono così incazzate? Perché hanno scelto di tagliarsi fuori da quello che vi sto descrivendo. Si sono tagliate fuori da quello che vi sto descrivendo. Vediamo se è necessaria qualche parola in più, ma dovreste aver già capito cosa vuol dire. Guardate allora questa differenza. Tu stai respirando, in questo respiro sei vivo, apprezza questo fatto, e in questo respiro tu stai accogliendo l'intuizione, il piano divino che si sviluppa attraverso di te e attraverso tutti gli altri esseri umani. È grandioso questo progetto, un po' alla volta diventerai consapevole e avrai il tuo ruolo, il tuo compito all'interno del mondo che va verso la perfezione, fantastico, no? Ma coloro che si sono tagliati fuori, perché si sono tagliati fuori? È sempre quella storia dell'orgoglio di cui vi ho parlato tante volte, di questo orgoglio. L'orgoglio è quell'atteggiamento interiore che dice: io voglio fare con i miei mezzi, io sono potente, io voglio dirigere la mia vita come voglio, voglio fare quello che mi pare. Perché no? Un pensiero. Il problema è che c'è una cosa che non posso darmi da solo, è la vita. E Gesù ce lo ricorda tante volte nel Vangelo.
noi non possiamo vivere un secondo in più di quello che è il Padre che prende dalla vita, non siamo noi. Ma allora dov'è sta tutto il mio potere? Dov'è tutto il mio potere se posso accumulare delle cose e il Padre me le può togliere in qualsiasi momento richiamandomi e facendomi partire da qua, il mio corpo muore, è finita tutta? Ma come? Io che voglio tante cose, no? Il potere, perché forse scure, vi ho già spiegato alcune volte, ma ne parleremo ancora in profondità per capire bene il loro stato d'animo. Bene, posseggono, hanno questo senso di potere, questa, ricordate l'arroganza spirituale, che è una tragedia, perché porta alla spirale discendente, che porta a sofferenza, porta a morte. Quindi le entità oscure cercano di, detto in poche parole, di separarsi da questo canale, dallo Spirito Santo. Ricordate, l'ho chiamato così, l'hanno chiamato così, Gesù l'ha chiamato così. Da separarsi da questo Spirito Santo. Anche perché questi contenuti che vanno verso il giusto, il buono, il bello e il vero sono incompatibili con la loro scelta di potere. E cioè il loro mondo va completamente al contrario. Va verso il controllo, va verso la repressione, va verso tutto quello che è negativo, tutto quello che è basso di sentimenti. E perché questo? Perché non si possono nutrire delle emozioni superiori. E ogni volta che noi respiriamo c'è una sfumatura di emozione superiore, a volte di quelle che conosciamo già, che si ingrandiscono, e a volte addirittura di alcune emozioni superiori che noi neanche conosciamo, che sono nuove, e ve ne parlerò con calma. Quindi, tagliandosi fuori, però devono comunque avere un legame, perché altrimenti uno muore. Se uno taglia il cordone ombelicale che separa, che unisce l'anima alla personalità, uno muore e basta così. Quindi devono mantenere questo canale al minimo e vivere in uno stato continuo di apnea. Sapete, l'apnea come malattia, chiamiamola così, è una delle cose più terrificanti che ci siano. E guarda caso, il virus di cui stiamo parlando crea, non in tutti, ma crea in alcune persone una difficoltà di respirazione, ma non voglio, sarebbe un campo bellissimo da approfondire, ma sappiate solo questo, di questo vi rendete conto. La difficoltà nella respirazione è una delle cose più brutte a livello di sensazione, no? Perché veramente sei male da qualche parte, boh, se non te lo tieni, ma se non riesci a respirare sei veramente, cadi in un'angoscia molto profonda. E attenzione, perché lo stato normale di coloro che aderiscono al mondo oscuro è uno stato di apnea continua. Quindi la loro sofferenza è micidiale, anche perché non possono attaccarsi a nessun respiratore, perché è una mancanza di nutrimento spirituale, non è una mancanza di aria, è ancora peggio. Anche se poi la mancanza d'aria e la mancanza di nutrimento spirituale sono assolutamente in analogia, e tanti di voi che studiano questi argomenti lo sanno bene. Insomma, arriviamo al punto fondamentale. Gli oscuri si nutrono di che cosa? Si nutrono della vita surrogata dai polli d'allevamento. Un essere oscuro non si nutre più in senso verticale, si deve nutrire in senso orizzontale, perché per scelta esistenziale ha tagliato il cordone ombelicale, crede di aver tagliato il cordone ombelicale con il mondo spirituale. In realtà questo cordone c'è sempre, e in qualsiasi momento, teoricamente, qualunque entità può fare riferimento al Padre, alla misericordia del Padre, e uscire dalla sua follia e dalla sua sofferenza. Però vabbè, non è così facile dirlo e farlo, poi neanche questo lo vedremo. Allora si devono nutrire in orizzontale, perché non riconoscono la figura del Padre, perché sono più potenti della figura del Padre. Si devono nutrire in orizzontale. Allora, come si fa a nutrirsi in orizzontale? È molto semplice: bisogna prendere delle creature, dei polli, dei maiali, che siano in grado di nutrirsi di forza divina, ma che sono bravissimi nel trasformare quell'energia che a loro non è accessibile in energia surrogata, in cibo surrogato. E cioè, se sono illuminato e mi lascio attraversare dalla forza divina e agisco in base alla forza divina, non produco nessun alimento per le forze oscure. Nessuno. Invece, quando io mi arrabbio o quando io provo rancore o disprezzo nei confronti di qualcuno,
con quale energia vivo questo disprezzo? Con quale energia provo questo disprezzo che è lì? Con l'energia divina. L'essere umano ha questa grandissima qualità, è un essere unico, è un essere prezioso, prezioso, perché è forse l'unico in quest'angolo di universo che noi conosciamo, sicuramente l'unico, è un essere particolare l'essere umano, e cioè si nutre senza saperlo perché dorme, perché è un allocco, si nutre dell'energia divina e poi incazzandosi, entrando nella telenovela quotidiana, entrando nel disprezzo, utilizza quella forza di luce e la fa diventare, la rende grossolana, la rende pesante. Ricordate nella coppia l'innamoramento iniziale è questa cosa che mi attraversa, mi innamoro, confondendo l'innamoramento ancora una volta col fidanzato, oramai ve l'ho detto mille volte. Bene, arriva l'innamoramento e l'essere umano cosa fa? È grandissimo, il ruolo dell'essere umano è bellissimo. E cioè è in grado di prendere questa gloria, questa luce, questa gioia esistenziale e trasformarla in gelosia, in rancore, in attaccamento. Non è così, non è quello che facciamo sempre. Quindi produciamo dell'energia prendendo un cibo raffinato, un cibo spirituale, riusciamo a trasformare, proprio lo trasmutiamo, siamo delle macchine a trasmutazione in energia, come nel film Matrix. Sapete che in Matrix gli esseri umani sono chiusi in una bolla e producono energia come delle specie di pile, fantastico questo. Se fosse così sarebbe divertente, no? Bene, è così, almeno non so se siamo chiusi in una bolla, può anche darsi, stiamo sognando, può anche darsi, non lo so, però quello che io vedo è esattamente quello che vi sto descrivendo, cioè mi nutro di luce e posso trasformare, ho questa capacità, l'essere umano ha questa capacità grandiosa, posso abbassare di qualità la luce che passa attraverso di me e renderla infetta,